tutti, bentornati al consueto appuntamento con le nostre ricette, con la nostra poesia, con anche stasera il giardino e l'orto che vi suggerisco di fare, anzi spero che uno dei nostri telespettatori, Massimo, inizi presto a potare gli olivi. Insomma, è una primavera anche qui da noi. E subito presento una persona che è un pochino burbera, di primavera ha il suo amore che ha lasciato a casa, però lui ci piace tanto lo stesso. Vieni qua, Gaetano l'Etrusca ed il Greco. Buonasera. Pari, buonasera. Buonasera a tutti. Casal di Pari o Pari? Pari. Pari. C'è un po' di antagonismo fra Casal di Pari. Ah, ecco, io ho proprio subito centrato nel modo giusto. Casal di che Pari. È praticamente Pari. Un paesino molto ameno, ma non conosciuto dai più. Borgo antico, borgo del 1200. Fa e dove? Conta, è fra Grosseto e Siena, proprio al confine, vicino alle terme di Petriolo. Ecco, praticamente uno va alle terme e poi va a mangiare da loro. E conta quante anime? 200 abitanti circa, residenti. Ecco, pensate un po'. Ed è uno di quei posti che veramente ha sofferto anche tanto durante il periodo della guerra, dopoguerra. E sapete come si mantenevano gli abitanti del luogo? Con le scope, o meglio con quelle scope che si fanno parte... Come si chiamano? I ciocchi delle scope. I ciocchi delle scope. Le scope sono quelle piante del sottobosco, quelle le scopette che riempiono poi di colori viola e rosa l'autunno e che da cui venivano tratti i ciocchi per fare... I ciocchi poi venivano sagomati, poi c'era la rifinizione e davano forma alle pipe per fumatori. Esattamente, quindi pensate, tutte le pipe più importanti e più serie sono state fatte con i ciocchi di Pari. Va sì, bene, esatto. Che mi fai stasera? Stasera facciamo un calzone rustico all'etrusca con l'ortica. Infatti mi ha detto, vedete com'è serio, è perché dice che mi ha omaggiato con questo di ortiche. Io senza gli occhiali ho detto che meraviglia, poi ho sentito un profumino che mi ricordava l'ortica e un leggero inganno e quindi non l'ho toccato. Però mi ha portato veramente una delle delizie che la primavera ci offre e che serve per depurare il sangue, per far crescere i capelli a coloro che lo usano molto, ma molto, va bene. E che fa veramente tanto tanto bene l'ortica e quindi è giusto valorizzarla anche nei piatti. Invece andiamo a dare il benvenuto a coloro che vengono sempre attesi perché hanno l'agronomo che risponderà anche stasera alle vostre domande sull'orto, sul giardino, su quello e su quell'altro, tutto ovviamente inerente proprio all'orto e al giardino, e che sono la nostra Patrizia e il nostro Daniele. Anna, eccoli Maria. Qua. Ciao. Che ti è successo ai capelli? Patrizia. Ecco, un omaggio per te. Grazie. Non floreale, ma diciamo ma guarda, di stagione. Di questi tempi è molto gradito. Sì. Guardate che carino. Questo l'hai fatto tu. Sì, certo. Che sei un artista, fra l'altro. Mm-hmm. Bravissima. Hai esposto anche, mi ricordo, hai fatto tutta un'esposizione dei tuoi lavori. Il meglio è da fare ancora. Il meglio è sempre il domani. Sì, hai perfettamente ragione. Guardate qui. Ravanelli, avete messo, che cosa hai messo? Hai messo le fave dentro, le hai inserite negli stecchini, guardate. Quindi un suggerimento veramente carino per poter anche fare un regalo piccolo insolito. Omaggio, certo. E anche veloce, no? Perché a volte anche un po' sì, di verdura ce la diamo in casa. Spesa, aspetta. Per cui... Sai che cosa? Facciamo fare a lui con i prodotti che avete portato dopo un mazzolino. Voglio vedere come se la cava, E tu, Daniele, che hai combinato ai capelli? Si è dato un taglio, primavera. Vabbè, ma questo te l'ha dato uno che non ha... Non lo so, ma ti ha dato un taglio... Un taglio. Va bene. Allora, Daniele, nel suo nuovo look, è colui che cucina in genere e la mattina dà anche... Fai anche cappuccini la mattina? Cappuccini, colazioni. Insomma, è l'uomo di riferimento per la ristorazione e la cooperativa di Degnaia. Ma che ti devo dire? Ma che si può volere di più? Che si può volere di più? Si può volere un bel piatto fatto da brava, voi. Brava, cioè? Oggi andremo a fare un piatto, come facciamo sempre noi, con dei prodotti di stagione. Quindi andiamo a fare un timballo fatto con i ravanelli e gli asparagi. Quindi un timballo, quindi una pasta... Però al posto della pasta del riso andremo a mettere dei passatelli.
Addirittura passatelli che sono fatti da voi sono in passatelli casa, sono fatti come? Sono a marchio nostro, vengono fatti in Casentino e vengono fatti con l'uovo, il pan grattato, il formaggio, un pochino di noce moscata e pepe. Guarda, mi fanno nostalgia i passatelli, perché un buon brodo con i passatelli, insomma, ci vuole. Gaetano, prendimi un vasetto che devo mettere i miei fiori. Nel frattempo, vogliamo dare la possibilità ai nostri telespettatori di andare al grazie, di andare all'Etrusca e il Greco a pranzo o a cena, va bene? Allora, sentiamo subito una bella musica che voi dovete individuare, scusate, l'artista, l'anno e ovviamente anche il titolo. Va bene? Vai. Bene. Sempre lapidari siamo. Voi non regalate nulla? Regalate dopo, vero? Certo, dopo andremo il nostro Simone ci penserà a lui. Ah, allora intanto regaliamo questo. E allora direi di iniziare proprio da te, va bene? Va bene, allora iniziamo subito. Prendiamo la pasta sfoglia. Gli ingredienti me li puoi dire per favore? Certo. Pasta sfoglia. Questa pasta sfoglia è una pasta che abbiamo comprato già. No, questa è fatta da noi. L'hai fatta tu? Poi incartata con la carta da forno. Per arrotolarla. Ma l'ha fatta Manuela questa? Sì, la fanno le mie donne. Ah, perché ne hai molte, parecchie. Saluta le sue donne. È un tipo strano, eh? No, che ce ne sono tante, ce ne ho due sole. Una che è la mia compagna, Manuela, e poi c'è la cuoca che saluto anche lei. Ciao Silvia. Va bene, allora unendoci tutto questo coro di saluti. Sono a cena quest'ora. Loro sono a cena, sì. È perché noi non parliamo mai degli orari dei ristoranti, che sono un po' giustamente ad usum dei clienti, esatto. No? Sì. Senti, tornando però invece alla nostra ricetta, allora, fare questa pasta, è una pasta, hai detto, sfoglia? Pasta sfoglia. La pasta sfoglia, mettila pure giù, è una pasta che rende tutto molto friabile. Esatto. E che non è semplicissimo a fare, ma sono siccome lui la fa fare da 164 passaggi. Appunto, dicevo, ci puoi dare qualche indicazione? Va piegata sempre in quattro, a quadrato. E tirata chiaramente sempre nello stesso, rivoltata sempre nello stesso modo, con burro, farina, e fa gli strati automaticamente, praticamente tirandola a mano si sfoglia, diciamo così. Ora qui è compatta. Allora, diciamo che gli ingredienti base sono l'acqua, la farina e il burro. Acqua, farina e burro. Esattamente. Poi questo praticamente ripiegare, una volta che si ripiega, è come un ventaglietto che ripiegato viene una volta lavorato, quindi rimane comunque l'imprimatur del ventaglietto. Esatto. Poi, se siamo fortunati, quando si cuoce si leggermente risventaglia. Esatto, sì, va a strada. Comunque sentite, compriamola, c'è la legnaia là? Certo. Meno male, perché è veramente una delle cose più difficili da fare. A questo punto saltiamo la cicoria, l'ortica in padella, questa intanto la facciamo riposare un attimo. Ecco, allora saltiamo l'ortica in padella. Mentre tagli e prepari lì l'ortica, io però vorrei chiedere qualche informazione sull'ortica in sé. Allora, a parte le mie battute su che cosa faccia bene, che comunque sono una realtà, basta che andiate a vedere ed è così. Sono pizzica. No, non ti preoccupare. Come si fa a non farci pizzicare? Prima di tutto, per andarla a cogliere ci vogliono i guanti. Bene, ma poi è vero che per lavarla basta l'acqua fredda? L'acqua tiepida. Tiepida? L'acqua tiepida. Ecco, con l'acqua tiepida. Si sfoglia, con l'acqua tiepida va via, diciamo, quel prurito che emana, cioè che causa e che provoca, perché sono leggermente urticanti. Ora, fra l'altro, voglio anche ricordarvi che questo è il momento più bello, perché quest'ortica, che già sento, ha fatto i suoi danni, vedete che belle fogliolone che ha. Dopo, poi, crescendo, cambia un po' colore, diventa più verde, insomma la primavera è tenera anche nelle foglie. Già cominciando a spigare. Ecco, quando si trova così la punta va gettata, non è buona per fare. La caratteristica di essere così urticante va via, prego, inizia pure, va via non solo lavandola, ma soprattutto cuocendola. Per cui non pensate, chi non ha mai mangiato l'ortica, di ritrovarsi in qualche cosa così che dà noia. No, anzi, questo diventa un'erba
veramente deliziosa, che si sfa, ed è anche questo il motivo per cui fa bene all'intestino. Però sentite, c'è uno che sa tutto, ma perché devo io chiamiamo dire Simone, chiamiamo della... Simone, vieni qui, ti devo dare un mazzolino. Tieni Simone. Grazie. Buonasera, davvero, buonasera. Allora, a tutti. Dimmi qualcosa di più sull'ortica, di meno ovvio, di quello che ho detto che io. Che dirò, le cose che hai detto non sono solo ovvie, ma sono anche vere. In ogni caso, l'ortica è una pianta che non solo si cerca per fare alcuni tipi di piatti o di utilizzi, ma molte volte viene, diciamo, correttamente dagli agricoltori eliminata. Perché da noi è qualcosa noia di infestante, e quindi viene tolta dai campi e dalle aziende agricole. È vero che tra un po' poveretta perderà. Vabbè, ci sono le piante anche che, come dire, sono in più rispetto all'ecosistema e magari tanto poi ricresce da altre parti. È vero quello che hai detto, la pianta adesso ispessirà le foglie, appena le temperature saliranno perderà questa vigoria che le piogge di questi lunghi mesi invernali hanno, diciamo, fatto sì che avesse, e salirà assieme, il fatto di spiegare questo sale assieme per poi poter propagarsi da altre parti e quindi causare, fuoco, Si ho sentito, causare queste, come dire, questi fastidi, ecco, a chi insomma dovesse stiamo andare attenti vicino. Però comunque vi posso dire che possiamo fare anche in casa questa sorta di lozione per i capelli. Dobbiamo prendere dell'alcol, lasciare in infusione, ma guardi me. No, stiamo guardando tutti ormai, no. Capisco, allora loro insomma, vi piace un taglio così a zero, ma però c'è chi io automatico, automatico, naturale, diciamo, sì. Va bene. Allora, comunque abbiamo visto dalle palline che ha fatto lui con l'ortica come una volta bollita, per poterla riutilizzare anche come ripieno di ravioli o come risotti, debba essere eliminata tutta l'acqua strizzandola. Quindi un modo di conservazione di tutte le verdure è proprio quella di strizzare e certo mettere, vero, da una parte. Adesso che facciamo? Adesso stendiamo il nostro ripieno. Ecco, mettiamo qui perché altrimenti non abbiamo visto il nostro ripieno, nel tuo caso prosciutto è cotto. Prosciutto cotto e sempre il gruyère. Ah, perché ti piace tanto, ne parlavamo prima della trasmissione, a lui piace il gruyère. Ma voi avete tanti bei formaggi in sì, quella ma sono zona. Per altre cose, quei formaggi lì sono da mangiarsi crudi. Questo è un formaggio filante che praticamente si distribuisce in tutto il piatto. Ecco. Senti, come mai fai solo mezza parte, scusami? Faccio il calzone. Ah, perché fai un calzone o un raviolone, ecco, sì, ecco. Sì, un raviolone ecco fatto al forno. Quindi mettiamo l'ortica. Senti, io non ho visto l'olio, poco olio nell'ortica. Un giro d'olio nelle padelle antiaderenti, appena appena si mette l'olio. Perché al limite non è neanche necessario. Io vorrei nel frattempo ricordare non solo la musichetta, ma anche la possibilità, contattando il numero che voi vedete in sovrimpressione, la possibilità di consultare il nostro agronomo. Di piante ora ce ne sono tante da sistemare nell'orto, nel giardino, da curare, da accudire. E beh, insomma, c'è tante cose da fare e se avete voglia, come è successo l'altra volta, Simone vi risponde. Ora che cos'è? Una bella ricotta? Una bella ricotta di pecora pura. Questa di dov'è? Questa è di Roccastrada. Quindi del famoso caseificio di Roccastrada, no, lo Spada? Questo no, è proprio d'un pastore. D'un pastore, ah, che meraviglia. Quindi vedete, guardate questa bella ricotta compatta, eccola qua. Questo è ricco, Che stai facendo? Sto prendendo un uovo che ho già tagliato, un uovo solo. Ah, e questo perché, scusami, vuoi ricordare per la torta pasqualina? Esatto, è una brutta copia della torta pasqualina. Io direi una copia nostra della torta pasqualina. Ecco qua, un piatto molto ricco che deve essere servito, scusami, tiepido, come può, in genere con freddo, la pasta sfoglia, o anche freddo? Anche freddo, secondo me. Abbiamo acceso il forno? Sì, acceso il forno, l'ho acceso prima, adesso. A quanto? A 180 gradi, 20 minuti e pronta.
Quindi questo può anche essere preparato prima, perché non è pasta di pane, ma potremmo anche, invece, a chi non piacesse la pasta sfoglia per la presenza di burro, che quindi la arricchisce un po', potremmo anche usare la pasta del pane o della pizza. La pasta del pane, la pasta della pizza. Insomma, quello che volete. Una pasta frolla salata. Va bene. Senti, io ti aiuto, va? Facciamo un cosino così. Senti, quali sono i piatti che di primavera adesso nella vostra zona? Ma noi facciamo, in primavera facciamo avendo carciofi, asparagi. E asparagi di bosco, immagino, no? Asparagi di bosco, quest'anno ce n'è a sfare, si dice. Ecco, infatti, ma come mai quest'anno è l'anno dell'asparago? Perché come mai? Tanta pioggia. Ah, perché tanta l'asparago pioggia, ha bisogno, sì, di pioggia. Ora si spennella con un po' d'uovo, di rosso d'uovo. Ah. Dice che tutte le verdure sono meravigliose, chissà la frutta come sarà, ma non oso chiedere. Bene. Nel frattempo avevo visto che mi hai portato non solo anche il tarassaco, ma anche la calendula. La calendula, che anche quella è buona per fare degli infusi, delle tisane. Eh già, è buona anche per gli ematomi la calendula, sì, no? Ecco, la mettiamo in forno. Vai, in forno non ci rimarrebbe che un buon vino che avete voi, certo, immagino. Certo. Oh, che vino mi avete portato? In casa abbiamo portato una vernaccia di San Gimignano, che, che è di un nostro socio. Voi tanto ormai è tutto socio, a marchio socio, non sia mai che sia qualcosa di non a marchio. Senti, allora abbiamo detto 20 minuti, 20 minuti a 180 gradi. Va bene, me lo fai un sorriso? Sì, devi farmi un sorriso, ma perché, certo, adesso è il momento della poesia, è il momento in cui Alessandro Riccio arriva qui a dedicare quel momento particolare di cultura, ma di armonia, perché la poesia è anche armonia. Eccolo qua. Eccomi qua. Alessandro, vieni qua, ben arrivato. Salve a tutti. Stasera ho trovato una cosa che si ispira perfettamente a quello che abbiamo, cioè i prodotti dell'orto, no? Sì. William Shakespeare, nel suo pezzo, in una sua commedia che è L'Otello, una tragedia, nell'atto primo, in scena terza, fa parlare proprio Otello, descrivendo noi stessi proprio come un giardino. Ed è molto interessante. No. Ed è molto interessante come, appunto, sempre attraverso la poesia riusciamo ad avere dei messaggi che ci insegnano e ci aiutano a vivere sempre meglio. Quindi ascoltiamo che cosa ci dice William Shakespeare. Dipende da noi essere in un modo piuttosto che in un altro. Il nostro corpo è un giardino, la volontà è il giardiniere. Puoi piantare l'ortica o seminare la lattuga, mettere la camomilla o estirpare il timo, far crescere una sola qualità d'erba o svariate qualità, lasciare sterile il terreno per pigrizia o fecondarlo col lavoro. Perciò inutile recriminare, il potere e l'autorità dipendono solo ed esclusivamente da noi. Bellissimo. Quindi nuovamente impariamo attraverso i prodotti della cucina e della natura a vivere in maniera sempre migliore, no? Assolutamente, insegnamenti che poi, vedi, la poesia non è una cosa così comune, perché chi si sofferma a pensare, a ricordare? E questa attraverso te è un'occasione, perché anche ogni anno, rileggendo una poesia, si può trarre qualche suggerimento diverso. Assolutamente. Perché cambiando si vive in un modo diverso. E quello che stupisce, come dicevamo anche ieri, il fatto è che tantissimi autori si siano dedicati a paragonare cibi e bevande a degli stati d'animo oppure a delle esperienze di vita. Questo è veramente incredibile. Bene, Alessandro, a domani. Grazie. Un saluto. A domani. Ciao. Allora. Hai mai scritto una poesia tu? No, perché proprio te la poesia no, Sono ignorante, lo ammetto. No, vabbè, senti, vai che il forno ha squillato. Andiamo a vedere se è pronto. Vediamo se è pronto, Intanto voi preparate il vino. Noi siamo pronti. Allora, vogliamo ricordare nel frattempo, mentre arriva qua questo brucia, bel raviolone, vogliamo, guardate che meraviglia, vogliamo ricordare la musica. Questo e quindi il nostro quiz? Che dà diritto a un pranzo, a una cena offerti dall'Etrusca e il Greco di Pari. Allora, guardate qui quanto andiamo a impiattare. È bello. Bene. Togliamo questo. Questo viene che lo mettiamo qua. È venuta fame?
Vedete, ora è il momento di qualche picnic, di avere gli amici. Iniziano anche battesimi, comunioni, mamma mia, matrimoni, divorzi, diciamo sempre. E insomma, perché anche per il divorzio, dici, conviene festeggiare. Ma sai quanti festeggiano per i divorzi? È vero? Certo. I nuovi amori, per esempio, i nuovi tagli di capelli, uno può festeggiare. Facciamo fare da cavia. Ah, io? Sì. Io devo fare la cavia? Sì. Va bene. Allora, io faccio da cavia, mentre, aspetta, vorrei che venisse ben inquadrato qui e ricordare la videata degli ingredienti necessari che l'etrusco ha usato per, anzi, il greco, per farlo. Buona? Gli ingredienti? Gli ingredienti sono pasta sfoglia, groviera, prosciutto cotto, ortica, ricotta, aglio, uova, sale e pepe. Direi che sono ammutolita, perché ovviamente... E tu che mi fai? Io ti faccio... E tu... E questa... pubblicità. Perché a me non mi hai fatto assaggiare quello, lui si è fermato e quindi abbiamo, meno male che ci hai salvato tu con la videata degli ingredienti, va bene, lui è andato l'etrusco, anzi il greco, a riprendersi di là, ha fatto un gran bel piatto perché in effetti una di queste torte salate, che non è così ovvia come si può pensare, non è una torta pasqualina, ma gli elementi, cioè la verdura, la pasta sfoglia, l'uovo che in primavera non si sa perché rinascita e simbolo di vita viene messo anche perché è benaugurante, insomma l'ortica che fa proprio quel tanto di campagna e di rustico ne fa veramente un bel piatto, buono anche freddo, ve lo posso assicurare, pure caldo insomma, certo. In qualsiasi modo, vero Simone? Certo, sì, che sì, l'hai sì, assaggiato, caldissimo, vero Daniele? Benissimo. Ecco, andiamo invece a vedere cosa mi fate voi. Allora, ora noi andiamo con Patrizia, intanto si fa una besciamellina lente lente con un pochino di erbe aromatiche miste. Chiamalo un pochino, guarda cioè, qua. In questo caso abbiamo l'aneto, la menta, fammi erba vedere, cipollina. Vorrei, scusami, inquadrare molto bene l'aneto che è la mia passione ed è molto molto insolito, vedo il questo timo. Questi qui sono di un nostro socio, i bianchi, infatti... marchio sempre legnaia, le possiamo trovare nei nostri punti vendita, nei reparti ortofrutta e sono dei sacchettini così con dentro queste erbe aromatiche, in questo caso questo qui è l'aneto. Senti, questi sacchettini sono sacchettini che permettono anche che la conservazione, perché conservarla per quasi una settimana dentro i nostri frigoriferi. Davvero? Perché io le compro e mi si rovinano tutte, non le vostre. Perché devono essere fresche, quando vengono imbustate sono fresche, una settimana in frigo dentro la bustina così vanno avanti tranquillamente. Benissimo, allora mi piace tanto farvi vedere l'aneto, che da molti è confuso con il finocchietto, certo. È una cosa completamente diversa, come ci può spiegare certo. Il nostro tra Simone. Tra l'altro ricordiamo che le erbe aromatiche in questo momento stanno, come dire, germogliando come un po' tutte le verdure, come un po' tutta l'erba primaverile, le piante primaverili. Abbiamo detto prima che molte verdure sono in pieno rigoglio vegetativo, in realtà in questo momento le aziende agricole sono un po' in difficoltà perché la grande pioggia che c'è stata da ottobre ad oggi, è circa 6 mesi che piove quasi ininterrottamente, questa grande pioggia ha impedito di fatto di seminare non solo i cereali vernini, frumento, orzo, eccetera, ma anche di seminare poi e di trapiantare quelle culture, prime fra tutte le lattughe, che saranno in raccolta, anzi, che dovrebbero essere in raccolta fra un mese. Quindi in realtà è un periodo, come dire, insomma, abbastanza complicato. Molto complicato, molto complicato, lo credo. Per le aziende agricole. Che cosa sta germogliando tanto bene? L'erba, le erbe infestanti. Erba, quindi. Allora, avete visto, noi cuciniamo con le erbe infestanti. No, abbiamo in detto l'ortica. No, ma abbiamo detto con l'ortica, abbiamo visto anche il tarassaco. Anzi, mi puoi cercare Simone il tarassaco, oppure tu Gaetano? Sì.
E invece queste sono erbe che vedete, vi vorrei far notare come sono rigogliose, proprio tenere tenere, perché certe volte le erbe aromatiche profumatissime. Sono dure e indigeste secondo alcuni. Questo è un nostro socio, un socio della cooperativa agricola di Legnaia, che è proprio specializzato nella coltivazione di erbe aromatiche e le coltiva sia in struttura protetta sia in piano campo nella zona di Lastrassigna. Ecco. Quando diciamo la filiera corta, effettivamente molte volte si concretizza proprio con la possibilità che hanno i soci di essere molto vicini alla cooperativa agricola di Legnaia, soprattutto al centro agrocommerciale di Via Baccio da Montelupo a Firenze, dove conferiscono in parte anche i loro prodotti, come in questo caso. Che poi potete trovare. Ora, fra l'altro, ritornando all'aneto, si trova soprattutto lungo i filari ed è perfetto per ammortizzare il profumo della ricotta, per esempio di certi formaggi. Nel centro Italia lo usano dentro i ravioli di ricotta. È una cosa molto particolare. Vi prego di considerarlo nei vostri piatti perché è delizioso e molto insolito. Abbiamo una bella telefonata. Pronto? È pronto. Buonasera, il suo nome? Elena, lei desidera rispondere al quiz o desidera interpellare il nostro agronomo? No, volevo rispondere al quiz. Dice ha ragione. Allora, sentiamo questa musica, che cosa le ispira? Ma io penso che sia Lucio Dalla, L'anno che verrà, del 1979. Niente, purtroppo no. Mi dispiace, grazie lo stesso. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Facciamola risentire brevemente. Ecco, proprio brevemente. Intanto, Patrizia, mi stai facendo questa besciamella. Sì, guarda, ho buttato un po' di farina, un cucchiaio o due, nella padella. Ora non è proprio una cosa. No, guarda, però, io visto insomma, far besciamella in tutti però, i modi. Ma certo, c'è chi non per è esempio. No, che... La besciamella è una salsa molto dinamica. Quindi sì, basta avere una ciotola, un tegame, una padella, qualcosa che si scalda, potrebbe essere fatta anche quasi a bagnomaria. Ah, veramente sì, hai ragione. Senti, qui le proporzioni. Allora, io considererei di imparare a farla d'occhio, perché se no è inutile dare. Possiamo anche dare delle quantità, però la cosa che torna meglio è farla d'occhio, anche perché va fatta un po' più lento, un po' più dura a seconda di dove la dobbiamo. Di dove è destinata. Certo. Ora, per quanto riguarda, per esempio, il momento forse più difficile, è proprio il momento del latte. Esatto. Il latte che secondo alcuni va messo caldo. Infatti, io in genere lo uso così, però. No, oggi ti è venuta però così. Però oggi facciamo una versione alternativa e stiamo a vedere. Diciamo che parola anche sul nostro latte. Certo, ora lo diciamo due parole sul latte, però vorrei far notare, passiamo un attimo la besciamella, che quando noi abbiamo questa quantità di burro e di farina, mano a mano che mettiamo il latte, vediamo quanto viene assorbito. Certo, e via. Perché sennò rischiamo di averla proprio liquida. Sì. Vero, bisogna stare un pochino attenti, come quando si fa una maionese, mettere e far incorporare. Oltretutto useremo il nostro latte, quindi latte, a proposito proprio di chilometro zero, qua potremmo dire metro zero, infatti sono 52 metri dalla mungitura all'imbottigliamento. Ma anche monomarca o monomandria. Monomandria. Infatti ecco, la cosa diciamo favolosa si può dire di questo latte è che viene dal Mugello, da un nostro socio che ci fa anche la ricotta, yogurt e altri prodotti a base del loro latte. E ho latte monomandria, quindi è identificabile perfettamente la mandria dalla quale proviene il latte. E questo è molto importante, che è vero? Pastorizzato e non omogenizzato. Ecco perché in questo caso noi possiamo notare ancora le molecole lipidiche in superficie. Insomma, altro che molecole lipidiche, quando uno bolle viene fuori la panna che uno non vedeva da tanto tempo. Quindi un latte molto molto sostanzioso, molto intero, comunque veramente buono. Senti, Patrizia, è la nostra besciamella è un po' passerella? Ma sì, vero, però che ne dici? Si sta un Io po'... dico che nello vediamo, stomaco, dai. Come dicevano, tutto va bene, ma no, tutto arriva andiamo insieme. Avanti, stiamo a vedere
poi si risolverà, dai, verrà bene, verrà bene. Benissimo. Allora senti, io volevo arrivare però, perché questo è un piatto lungo, nel senso abbiamo parlato di un timballo, per timballo c'è il concetto di timballo, no? Ma in realtà viene fatto non con la pasta fresca ma con i passatelli. Infatti poi, ora andremo a buttare i nostri passatelli nell'acqua. Vogliamo ricordare come sono fatti i passatelli? I passatelli sono fatti con l'uovo, pan grattato, pepe, noce moscata. Ecco, sono quelli proprio della Romagna, vedete, viene usato poi per passare i passatelli il che non è il passapatate più grosso, sì, è, diciamo che ha la cerchiatura leggermente più larga e poi vengono via via che escono tagliati. Esattamente. Abbassate ora un po' il fornello per favore. Sì. Ecco, è venuta bellissima, non posso lasciare. Ecco. Ma che scherzi, io sono, guarda, una donna d'onore. Di Bechamella. Ora noi, andremo a utilizzare per dare sapore anche ai nostri passatelli le foglie dei ravanelli che spesso vengono buttate via. Invece noi le andiamo a utilizzare, le mettiamo a scottare nell'acqua. Davvero? E ci mettiamo pure le foglie della ravanelli. Infatti, per la nostra iniziativa Conosci i nostri soci. Sì. Il fine settimana, quello passato, avevamo il socio Cammelli che produce ravanelli a Cammelli pochi. Produce ravanelli, anche rima. Non solo ravanelli. Anche ravanelli. Ah. Non solo ravanelli. Oltretutto a pochi centinaia di metri dalla cooperativa. E insieme ai ravanelli veniva dato un piccolo ricettario fatto da Patrizia nel quale c'era anche questa zuppetta di foglie di ravanello. Ma mi fa proprio piacere. Ricordiamo, i ravanelli sono delle crucifere, appartengono alla stessa famiglia dei cavoli, della rucola, quindi le foglie hanno lo stesso consistenza, lo stesso sapore. Davvero, anche voglio assaggiare. Della rucola e del quindi cavolo. Sanno di cavolo? Tra l'altro, anche il ravanello poi ha questa diciamo, caratteristica, sì. Tra l'altro, da questa settimana noi inizieremo una campagna che si chiama Conosci i nostri soci, dove tutti i giorni nei punti vendita della cooperativa agricola di Legnaia, non solo in quello di Via Vaccino a Montelupo 180, che è il centro più grosso a Firenze, ma anche negli altri nei quali si commercializzano prodotti ortofrutticoli, ci saranno in vendita prodotti dei soci della cooperativa con proprio una carta d'identità sul cartello che evidenzierà il prodotto, ci sarà il nome del socio, ovviamente il nome del prodotto, ma anche i chilometri di distanza che ci sono dall'azienda di produzione e il luogo di vendita. Mamma mia, quasi imbarazzante questa precisione. Sì, anche perché crediamo che si debba davvero far conoscere la stagionalità delle produzioni e come certe produzioni siano nel nostro territorio in raccolta in un determinato periodo piuttosto che in un altro. È un modo per educare i consumatori alla stagionalità delle produzioni ortofrutticole. Bene Simone, a questo punto la besciamella è pronta, brava. Basta aspettare. E andiamo a unirvi il nostro battuto di erbe aromatiche. Battuto di erbe aromatiche che abbiamo detto sono tutte quelle che più vi aggradano, dalla cipollina all'aneto, al timo serpillo, non serpillo. Uh-huh. E, però vorrei anche far notare come questa è un'idea eccezionale, perché comunque potremmo avere una bechamel che va a condire anche una lasagna e quindi che assume tutti i profumi della primavera. Però vorrei far notare quello che ha fatto Simone nella pentola, e cioè... Daniele, perché Daniele, scusami, Simone, tu nella pentola no. abbiamo messo le foglie dei ravanelli a scottare nell'acqua, nella quale andremo a buttare i passatelli, e nel momento in cui saranno, diciamo, non proprio a cottura ma quasi, li andremo a unire al nostro timballo per poi metterlo in forno. Ecco, senti, io ho visto che li hai già messi i passatelli. Sì, li abbiamo buttati, ora appena prende un attimino stacchi il bollore. Perché poi c'è questo profumo della noce moscata nel passatello, fammi vedere le indicazioni di che cosa c'è dentro, che è assolutamente deliziosa. Guardiamo un attimo dove sono, eccoli qua, perché i passatelli sono veramente un classico della cucina bolognese. Tempo di cottura 3 minuti, pane grattugiato, grana, poi che c'è? Sale, limone, le spezie, noce moscata. Vedi, c'è anche il limone, era quello che sentivamo come profumino. Allora, adesso che facciamo? Ora andiamo a tagliare i nostri ravanelli. E Patrizia sta preparando gli asparagi. Senti, ma questo è cotto poi, questa cosa? Sì, il ravanello cotto? Sì. Davvero? Vero. Ma io, Gaetano, te hai mai mangiato il ravanello cotto? No.
Allora, sì, sì, l'ho assaggiato, perché ovviamente mi fanno assaggiare i vari piatti che si presentano, e devo dire, insomma, avrei una sorpresa quando lo assaggerai. E ti dirò una sorpresa positiva. Che il ravanello delle volte crudo mangiato così a pinzimone non a tutti piace, mentre cotto in questo modo incontra... Ma sono curiosa, perché è una radice. Fra l'altro, vi vorrei ricordare, per coloro i puristi del ravanello che non lo cuociono ma lo prendono in insalata, che per fare quella classica rosellina che può addobbare una nostra insalata, basta fare un'incisione. Ora non hai lasciato neanche uno, come tranquillo. Qua, dov'è? Ah, ecco qua. Abbiamo dammi un ravanello, ecco qua. Vedete, si prende così e poi si può tagliare in questo modo. Poi va messo nell'acqua fredda e si aprirà come una rosa. E questo è un modo carino anche per offrirli per un aperitivo, no? Ora invece sugli asparagi vorrei sapere qualche cosa. È stato un anno, abbiamo detto, dell'asparago di bosco, ce lo conferma Gaetano, sì. No? E in realtà in questo momento nelle nostre zone siamo un po' indietro con la raccolta. La zona toscana per eccellenza dell'asparago è il Grossetano. Anche a Firenze, in realtà, anche in Mugello e in alcune aziende sulle colline di Scandicci si coltivano gli asparagi. Però le basse temperature, perché c'è stata tanta acqua, ma anche le temperature sono state fino ad adesso un po' basse, hanno ritardato l'emissione dei turioni, si chiamano così, quelli che noi comunemente consumiamo. Esattamente. Il turione, vedete, è questo. Guardate, vogliamo inquadrarlo così impariamo. Esatto. Questo è il turione. Sì, sì. Mm? È il turione, qui da noi gli asparagi, dico qui da noi, diciamo dall'Appennino in giù, siamo abituati a consumare gli asparagi verdi. In realtà nel nord Italia ci sono quelli gli asparagi, bianchi, gli asparagi bianchi. Ma anche ci sono vicino a Empoli questi asparagi bianchi. Ci sono anche in altre zone d'Italia. Anche però, la zona di Pescia c'è l'asparago bianco. Sì, però il mercato fiorentino apprezza soprattutto l'asparago verde. Verde, quello classico. Questo arriva, diciamo, dalla zona dell'Alto Lazio, perché ancora i nostri soci grossetani non sono pronti, però nelle prossime settimane chiaramente ci saranno in raccolta anche gli asparagi via via più vicini alla nostra zona poi di commercializzazione. Bene, allora tornando un attimo qui, vogliamo per favore, Patrizia, rivedere un attimo quello che abbiamo fatto finora, per poi arrivare a questi ultimi passaggi che vorrei venissero rivisti un attimo. Allora, abbiamo preparato una besciamella con il classico metodo del far sciogliere il burro, versare un cucchiaio o due di farina e poi allungarla con il latte e lavorarla bene bene finché si amalgama e viene una crema. Abbiamo buttato poi dopo un trito di erbe aromatiche, oltre a salare in quanto basta, e anche un pizzico di noce moscata che ci va, che ci va anche sempre. Poi in una pentola abbiamo messo a bollire l'acqua, abbiamo buttato le foglie dei ravanelli perché non si butta via niente, no. E poi ci abbiamo buttato anche i passatelli che nel frattempo stanno cuocendo. Poi fatto tutto questo, noi abbiamo innanzitutto preso i ravanelli, li abbiamo tagliati a fettine, buttati in un recipiente, preso un altro trito di erbe aromatiche, buttato anche questo nel recipiente, infine anche gli asparagi, qualche asparago l'abbiamo tagliato a rondelline e buttato sempre nel solito recipiente in attesa degli altri ingredienti. Va bene, gli altri ingredienti sono un formaggio che è un asiago, che cos'è? No, è della provola. Ah, del provolone. Sì, andiamo a mettere il provolone a dadi. Che gli va a dare un certo sapore, una consistenza. Poi andiamo a metterci un uovo intero. Bene. Ecco fatto. Intanto ricordiamo il quiz, la musica che dà diritto a questa offerta che è stata data dall'Etrusco, dall'Etrusca il Greco, e poi così passiamo anche al quiz che vuole offrire il nostro Simone, ma non posso sovrapporli. Allora a questo poi punto, ma sai che voi con gli asparagi andate giù duri, nel senso che vedo che buttate parecchio, no? No, dopo con quello lì ti diremo cosa facciamo. Musica, sì. Ora andiamo a fare questa cosa, Anna Maria. Con del burro, anche se se la nostra teglia da forno è antiaderente. Questa è una teglia da plum cake. Plum cake, sì. Come mai da plum cake per dargli una forma, una forma un attimino diversa dal solito timballo. Poi è più semplice a tagliarsi. Più semplice a tagliarsi. Me. Andiamo a imburrarla per benino.
Quindi oggi abbiamo dato dei suggerimenti per il pranzo in campagna o al mare, no? Sì. Abbiamo dato proprio dei suggerimenti di piatti che sono... E dopo averle imburrata, richiudo. Andiamo a metterci un pochino di pan grattato. Quello che fa la crosticina, no? Sì. Ecco qua, si scuote per bene e quello in eccesso va via. Il ecco burro fatto. Mettiamolo a posto, permetti. Ecco fatto. Ma dei bei pranzetti a legnaia ora cosa fate? Poi abbiamo, vabbè, tutti i giorni a pranzo e poi abbiamo delle scene a tema, di cui una che venerdì 19 molto interessante perché è una scena a base di zafferano. Produttore con di un dove? Nostro socio, sì, che è anche produttore, Simone. Sì, sì, della zona vicino a Fiesole, tra l'altro è un espertissimo, il dottor Giovanni Piscolla, insomma, che mi permetto di ricordare, è un socio della cooperativa e anche presidente dell'associazione Zafferano d'Italia. Addirittura, quindi persona molto autorevole, oltre che produttore. Conosce benissimo davvero zafferano. Tra l'altro, quando magari potrò fare il quiz, dedicheremo una cena per due persone a chi risponderà appunto al quiz. Insomma, rispondete al quiz prima del 19. Perché è una scena molto interessante, anche perché noi siamo cucini abituati. Tutti, che beh, insomma, guardate. E poi noi siamo abituati a mangiare magari lo zafferano, il classico risotto, oppure ad invece usare cosa per farai? Invece faremo delle cose molto sfiziose, fra cui come dolce ci saranno delle caramelle allo zafferano, della grappa allo zafferano e come primo faremo delle pennette con gli asparagi e lo zafferano. Basta, a questo punto mi sento già gialla, va bene? E ecco con gli Patrizia effetti benefici dello zafferano. Prenderà allora i passatelli con le nostre foglie scottate e andiamo a unire alla besciamella. Ecco, secondo me già questo è un piatto delizioso, perché il passatello comunque è aromatico. Queste erbe gentili che sono le foglie del ravanello danno un qualcosa, ma non è che cambino molto, perché io l'ho assaggiata ora e non ha il sapore di cavolo che tu hai un attimino prima detto, assolutamente no. Il ravanello? Sì, hai detto no, la sapore, foglia di, no, no, di cavolo. Di cavolo, no? Di che cosa? Ha un sapore delicato. Ah, avevo capito, allora sbagliato. E poi va a unirsi con questa besciamella con tutte le erbe. Senti, il passatello è un po' delicato. Quindi vedo che stai molto molto attenta, sì, nello scolarlo. Sì, sì, molto. Poi non voglio che ci vada troppa acqua, perché sai, voglio dire, essendo un timballo, sai, Anna Maria, si rischia poi dopo quando si va a tagliare, se è troppo liquido, che diciamo la fetta non venga. Ma guardate, questi le studiano tutti e mai avrei pensato a un timballo di passatelli. Anzi, ci rifletto dopo la pubblicità. Bene. Allora, eccoci qua, siamo tornati alla realizzazione di questo piatto di primavera, perfetto per essere consumato il giorno dopo, ma anche insomma in campagna, ed è un timballo. Abbiamo, prima di tutto, ricordiamo tutto quello che abbiamo fatto finora, abbiamo fatto una besciamella. Poi abbiamo unito alla besciamella un trito di erbe aromatiche, abbiamo sbollentato in un tegame con dell'acqua bollore del passatelli insieme alle foglie dei ravanelli. Ecco che ora mangiamo anche quelle, ormai non c'è più una foglia che noi possiamo mangiare. Facciamo finta, veramente, usiamo tutto, non si butta via niente, anche delle verdure. Per cui poi in un tegame invece abbiamo tagliato a rondelle i ravanelli. Che dobbiamo cuocere, quindi non stupite, vi dice sono buoni, io garantirò. Sì, sono buoni, così. Perdono l'amarino, insomma, diciamo, come ha detto Simone, ti stupirai del sapore. Ma sono stupita, sei stupita. Abbiamo anche unito degli asparagi, a rondelle e del provolone tagliato a tocchettini. Ecco, la scelta del provolone perché, scusa? Perché è un pochino è leggermente piccante, quindi dà quel, diciamo, quel brio. No, ma al mi hai detto che era una scamorzona tu. Sì. Ah, sì, io ti ho detto provolone. Scusami. Scamorzona, che quindi dà quel leggermente piccantino e poi fondendo gli dà compattezza insieme all'uovo che ci abbiamo unito. Bene, un unico uovo per tutto questo, va bene? Nel fondo abbiamo imburrato una teglia da plum cake. La nostra teglia, gli abbiamo messo un po' di pan grattato per fargli fare la crosticina e non farla attaccare. E andiamo a mettervi sul fondo degli asparagi interi e dell'aneto, che poi quando andremo a affettare darà la profondità. Eccola, mettiamola un po' meglio, così, guarda. Ecco, vai. Ecco.
se no... Poi andiamo a unire nel nostro recipiente anche 200 grammi di ricotta. Guardate la freschezza di questa ricotta. Della ricotta di mucca fatta sempre col nostro latte da questo nostro socio nel Mugello. Invece scusami Gaetano, riporta tu la tua ricotta, che era invece di pecora mi sembra, vero? Sì. Portala qua, perché voglio far vedere la mucca e la pecora come creino una ricotta, vedete, leggermente diversa. Guardate anche come consistenza. Questo compatta, un candore niveo. Ecco, la pecora è più compatta, vero? Guardate, e sicuramente poi fra l'altro, guardate, questo siero che vedete è in fondo e che forse ha anche il nostro. Certo, guardate, guardate com'è diverso. Quella di pecora il siero è leggermente più scuro perché avendo più materia grassa all'interno rende il siero un po' più giallone. Toglilo da lì così facciamo vedere. Quella di mucca, essendo più magra e più leggera, fa un siero molto più chiaro, quasi sembra quasi acqua, diciamo. Ecco, questo siero è prezioso. Pensate che un tempo in campagna veniva dato come purgante, per cui dovrebbe essere ancora ogni tanto utilizzato se siamo certi della provenienza più che eccellente della ricotta. Va bene, in caso di necessità, ovviamente. In caso di necessità, certo, ma dopo aver mangiato tanto, un giorno di digiuno e di diciamo meditazione fa male. Andiamo avanti, allora, Anna Maria, nella spiegazione. Andiamo avanti. Allora, poi una volta cotti i passatelli, ma non troppo cotti, perché diciamo, vedo che devono rimanere un po', fammi vedere. Che poi devono cuocere ancora in forno. Ecco, sì, che li lasciamo un po' al dente. L'abbiamo scolati insieme alle foglie di ravanello e li abbiamo messi nella besciamella. Oh, a questo punto, a questo punto ora facciamo l'unione di tutte. C'entra in tutta questa nostra teglia, sei sicuro? Sì, possiamo sì, farlo dall'altra parte? Sì, ecco. Senti, ecco qua. Volevo dire, accendiamo il forno, Simone. Sì, puoi almeno il forno accenderlo? A quanti gradi, ragazzi? 180 gradi per 30-35 minuti. Ecco fatto. Vai. Comunque vi posso assicurare che il passatello con questa besciamella di alle mille erbe di primavera era veramente delizioso. Infatti potrebbe essere anche un piatto gustoso, non leggerissimo, però gustoso. Fa mettere questi passatelli, la nostra besciamella e le erbe aromatiche a gratinare in una teglia in forno e poi tagliarlo come se fosse una torta. A vederlo sembra un pasticcio, perché ecco, ci abbiamo messo di tutto. Ma aspetta a vedere il risultato finale. E certo, infatti io sto scherzando, sono tutte cose buone, sono molto attratta dal ravanello cotto perché non riesco a capire che tipo di sapore possa aggiungere a questa delizia. Consideriamo che deve stare circa un centimetro più basso della teglia perché cresce a gonfiare leggermente. Senti, la presenza solo di un uovo mi stupisce. Perché pensavo fosse poco, invece mi dici No, un uovo basta legarlo, anche perché sennò già vi sono tanti ingredienti di una certa consistenza. Quindi diventa un mattone in poche parole. Rischia sennò da appesantire il tutto e basta. Invece questa besciamella così semilente lascerà il composto morbido, ecco, perché l'importante è avere un composto morbido. Quanto deve stare al forno? Circa 35-40 minuti. Bene, proseguiamo con la nostra musica. Forza e coraggio, so che avete telefonato in tanti. Sono stati richiamati, alcuni non c'erano. Dimmi. Volevo ricordare che il 2 maggio noi siamo presenti al Museo Archeologico di Grosseto. Mi è venuto, ha detto, no, comunicazione. Aspetta, vengo qua. Io dicevo la musica. Al Museo Archeologico di Grosseto con una cena etrusca. Va per bene, cui, per rivolgere a tutti i nostri ascoltatori un invito, una cena a pagamento per in questo museo archeologico in piazza Baccarini a Grosseto. Va bene, bisogna vestirsi da etruschi? No, sto scherzando, è menù etrusco, giustamente chi meglio di voi poteva andare a farla. Allora, pronto? Spostiamoci. Pronto, sono Rosanna. Buonasera, mi scusi, non ho sentito bene il nome, Rosaria? Rosanna, bene. Rosanna, lei risponde per il quiz o perché vuole interpellare il nostro Simone? E volevo interpellare il signor Tofani per quello che riguardava il come si fa a far rifiorire giacinti e tulipani. Sì.
Allora, tanto ci spostiamo verso i fiori. A farli rifiorire? Ci spostiamo verso i fiori. Certo, spostiamoci verso i fiori. Allora, siamo, come dire, nel luogo adatto per dare anche una risposta. Sì. Allora, intanto ricordiamo che la domanda, insomma, della signora Rosanna è valida per quelle piante che in questo momento stanno fiorendo, poi sfioriscono e solitamente non fanno una seconda fioritura. Intanto ci sono delle varietà che autonomamente rifioriscono, quindi bisogna trapiantare su bulbi autunnali. Ecco, ma i bulbi vanno tolti, bulbi, scusami ora. Dopo la fioritura. In dopo questo la momento fioritura. Siamo nella fase o di prefioritura o di fioritura dei bulbi cosiddetti autunnali, quindi tulipani e giacinti che vengono seminati, anche se sono bulbose, durante l'autunno. Una volta fioriti, per farli rifiorire bisogna intervenire con dei fertilizzanti molto ricchi di potassio, quindi non tanto azoto. Ricordiamo sempre che i tre elementi nutrizionali per le piante, i macroelementi, sono azoto, fosforo e potassio, e nei concimi sono in quest'ordine e sono identificati con dei numeri. Il primo numero identifica l'azoto, il secondo il fosforo e il terzo il potassio. Il terzo il potassio. Ecco, bisogna intervenire con dei concimi ricchi del terzo elemento, quindi che abbiano questo, diciamo, terno, questi tre numeri, spostati verso il potassio. Ad esempio, un concime fogliare, ci sono anche concimi da mettere nell'acqua e da vaporizzare sulle foglie, è il 9-15-30. Senti, volevo sapere una cosa, ma appena saranno sfioriti, appena noi cosa si fa? Certo. Si tolgono anche appena se hanno le foglie o si aspetta appena cosa? Sono sfioriti, quindi si ha fatto la seconda fioritura, in questo caso si tolgono, si mettono a seccare e sono adatti per essere ritrapiantati, riseminati in nell'autunno di quest'anno. Va bene? La grazie, ringraziamo, grazie, arrivederci. Allora, già che siamo qui, mentre in forno abbiamo messo il nostro pasticcio, che deve durare quanto tempo? 35-40 minuti. Allora, il tempo adatto per parlare, insomma, finalmente dedichiamoci al giardinaggio. Allora, è davvero il tempo dei trapianti, perché in questo momento siamo alle porte della primavera e speriamo davvero che la primavera ci accompagni da adesso in avanti. È il momento per trapiantare non solo in pieno campo, quindi non solo chi ha la fortuna di avere un giardino o un orto può trapiantare le piante orticole, ma l'abbiamo detto più volte, possiamo fare anche l'orto in terrazza. Tra l'altro, ma questa busta che cos'è? Esatto, tra l'altro diciamo l'industria e la ricerca ci ha messo a disposizione dei contenitori un po' particolari. In altre parti del mondo vengono utilizzati da diverso tempo, anche in altre parti d'Italia. Adesso si comincia a utilizzarli anche nella nostra regione. Sono delle specie di buste all'interno delle quali si mette il terriccio e in questo terriccio ovviamente vanno trapiantate le piante da orto. Non tutte le piante da orto si possono fare in terrazza. Ad esempio, se volessero fare delle angurie, problema ci potrebbe anche essere. Anche le zucche giganti, quelle della mia pubblicità. Anche le zucche da inverno. Però magari che pomodori, cose? Pomodori ce l'avevi pomodori, spiegato esatto, l'anno scorso, pomodori no? Tranquillamente. Tutti i tipi di peperoni, per finire anche ai peperoncini, che più volte abbiamo detto come sia non solo facile, ma anche di estrema soddisfazione coltivarli in vaso, in questo caso, in questi contenitori. Poi c'è detto anche lo zucchino. Lo zucchino, il cetriolo e poi l'altra, diciamo, pianta, l'altra specie tra peperone e pomodoro che assomiglia agli altri due è la melanzana. Quindi i vari tipi di melanzana, sappiamo, melanzane possono essere lunghe, tonde, viola, ricordiamo come la nostra melanzana tipica fiorentina sia la violetta di Firenze, ma anche tutte le piante aromatiche. Non dimentichiamoci le piante aromatiche classiche, dalla salvia al rosmarino, al timo, all'aneto, ne abbiamo parlato anche prima. La maggiorana, l'elicriso, ma lo spigo, per esempio, voglio farti una domanda io. Certo, la lavanda, certo. Ora, è il momento di piantarla certo, o no? Certamente sì, è questo il momento di trapiantare tutte le piante. Tutte le piante, sia da orto, sia da giardino, sia in vaso, sia in pieno campo. È il momento perché la stagione dovrebbe volgere, come si dice, al bello, perché fino ad oggi, anche se siamo intorno alla metà di aprile o poco meno, il freddo ha fatto un po' da fattore limitante. Ad esempio il basilico, che ha bisogno di temperature calde, di alte temperature, sarebbe stato un errore metterlo in vaso o all'aperto in un orto
nelle settimane, nei giorni scorsi, ma da adesso in poi direi i problemi, insomma, anche se non ci dovrebbero, siamo non ci dovrebbero, insomma, che venga tanto freddo, insomma, diventa difficile, ecco. Scusami un secondo perché abbiamo una telefonata per il gioco. Pronto? Di pronto, buonasera. Buonasera, il suo nome? Alessandro da Firenze. Bene Alessandro, senta, lei ha individuato quella musica che abbiamo spero fatto sentire? Sì, spero di sì. Mi avete colto mentre andavo a controllare se la rucola che ho piantato l'altro giorno era abbastanza umido come terreno. Ero in terrazza perché io faccio queste cose. Vede, ha fatto bene, del resto dà grande soddisfazione aprire e vedere le piante, vero? Assolutamente, sì. Ma infatti ho coltivato zucchine, melanzane, quest'anno sto provando con l'uva rampicante, speriamo bene. L'uva rampicante. Questo appunto è una conferma di come effettivamente si può fare con soddisfazione l'orto in terrazza. Sì, assolutamente, sono molto favorevole. Bene, mi fa piacere allora di averla fra i nostri telespettatori. Vediamo anche se riesce a individuare la musica, gliela faccio risentire un attimo, okay, per correttezza. Musica. Musica, maestro. Vediamo. Ehi, allora... Io penso che sia Ballo Ballo di Raffaella Carrà del 1982. Sì. Ballo 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 da capogiro, ballo 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 senza respiro. Anche gli etruschi ballano. Qui ballano gli etruschi, ballano i greci, balla Simone Tofani. Balliamo tutti. Bene, bene. Arrivederci, grazie. Allora arrivederci. Lei sarà ospite dell'Etrusco, dell'Etrusca e del Greco a Pari. È un posto veramente molto molto ameno e è una buona cucina, perché loro, ha visto, vanno a cercare anche le erbe, fanno le cose buone, vero? Io ne sono molto contento perché adoro il mondo etrusco. Bene, allora avrà anche questa occasione per andare in Maremma. Arrivederci Alessandro. Grazie. E allora buon pollice verde, no? Sì, grazie mille, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, finalmente possiamo dare il tuo quiz, anche allora, se l'ultimo momento, dillo. Facciamo anche veloce. Che cosa dobbiamo fare per rendere le ortensie di colore azzurro? Chi risponde correttamente il 19 di aprile... con una persona, diciamo, che lo accompagna, può... con l'accompagnatore, in questo caso in senso positivo, in senso buono, può andare a cena al nostro ristorante Bevaccio da Montelupo 180 a Firenze, alla cooperativa agricola di Legnaia. Per chi non l'avesse capito, alla cooperativa di Legnaia. Non ce la fa, non ce la fa a non dirlo. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto. Il suo nome? Pronto, Anna Maria, ciao, sono Roberta. Buonasera Roberta. Io ti guardo sempre, mamma mia, e grazie. Faccio da mangiare e vado insieme a voi. Grazie, questa è una bella soddisfazione. Fortunato allora chi ha tanta attenzione in famiglia, no? In quanti siete? Noi siamo rimasti in due perché i miei figli insomma hanno preso le sue strade naturalmente, come di dovere. Però quando arrivano insomma c'è la mamma pronta. Sì, come? Senta, il piatto preferito di suo figlio o di sua figlia qual è? Di mia figlia, ma senta, loro puntano sempre sulla pizza. Ah. Però io mi diletto in tutte le mie cose che sono costretti un po' a mangiare naturalmente. Meno male. Ecco. Allora, vediamo un attimo subito, perché siamo in chiusura, la domanda che lei voleva rivolgere. Voglio chiedergli al signore, io siccome metto queste piantine sul balcone, però l'unica mi dà veramente dei problemi è la salvia. Certo. Anche a me. Certo. Perché la salvia non mi viene, me la mangia tutto chissà chi. Sì. Ci sono delle larve di farfalle, si chiamano tentredini, che si cibano di foglie, in questo caso di salvia, ma anche di altre piante. Bisogna intervenire con degli insetticidi e degli insetticidi particolari che non siano dannosi, anche ecco. Non siano tossici per anche i consumatori. A questo proposito, visto siamo anche in chiusura, in tutti i nostri punti vendita ci sono dei professionisti in grado di dare anche queste risposte e questi consigli. Attenzione, non utilizzate farmaci, agrofarmaci, farmaci per l'agricoltura, senza avere i consigli e le dosi adeguate, perché potrebbero essere tossici non solo per gli animali o i funghi che voi volete eliminare, ma anche per poi il consumatore.
Va bene, grazie ancora. Allora, a tutti coloro che hanno telefonato, non facciamo in tempo ad assegnare questa scena con l'accompagnatore che Simone gentilmente offriva. L'ultima, ovviamente, videata è per questo bel piatto che è uscito dal forno. Il timballo, apri una fetta perché vogliamo vedere, mentre la nostra Patrizia ricorda tutto quello che abbiamo fatto finora. Mi dai il coltello? Velocemente. Allora, per il timballo di ravanelli e asparagi ci vogliono passatelli, latte, burro, farina per la besciamella, ravanelli, asparagi, ricotta, provola affumicata, erba cipollina e, come al solito, anche altre erbe aromatiche, sale, pepe, olio extravergine di oliva, un pizzico di noce moscata. Allora, vogliamo ricordare, noi abbiamo fatto questa besciamella, qui abbiamo aggiunto tutte le erbe aromatiche, abbiamo cotto i passatelli bollendoli insieme alle foglie dei ravanelli, abbiamo messo in una ciotola i turioni dei... Gli asparagi, abbiamo messo poi che cosa? Un uovo, la ricotta e poi che altro? I ravanelli, abbiamo tutto messo la besciamella, tutto il passatelli, tutto quanto abbiamo messo in forno, abbiamo unto con il burro, messo il pangrattato e a questo punto vi ho anche salutato. Saluto gli ospiti di stasera, il nostro Simone Tofani, la cooperativa di legnaia, l'Etrusca e il Greco. Arrivederci.